Nella rigogliosa campagna laziale, tra l'Appennino ed il parco naturale dei Monti Lucretili, esiste un paese con una sola casa. È il paese di Cognizio. Qui vive, insieme al suo maggiordomo, il suo unico residente, il critico emerito, un essere solitario e diffidente. Oggi è un giorno speciale per il critico emerito, ma prima di svelarvi il perché, conosciamolo meglio. Chi è il critico emerito? Cosa fa nella vita? Ha degli amici? Ma soprattutto, ha dei sogni? Il critico emerito sa molto, sa quasi tutto. Sa anche cose tutt'altro che rilevanti, chiuso perennemente entro le mura del suo soggiorno straripante di libri. La sua irraggiungibile cultura l'ha portato a disprezzare l'umanità e la sua mediocrità. Ha deciso di indirizzare la sua antiadrenalinica esistenza unicamente allo studio, concentrandosi prevalentemente sul mondo dell'arte ed in particolare su quello del cinema. Il critico emerito possiede due mensole lunghe 2 metri cada una, colme di premi ambiziosi, tra i quali spicca il premio Nobel per la constatazione ed un premio Oscar al miglior film vinto recensendo Quarto Potere. Possiede un grammofono attivo 24 ore al giorno, il quale riproduce ininterrottamente dischi che egli recensisce durante l'ascolto, tramite un personale sistema schematizzato di parametri oggettivi che elabora una valutazione in decimi insindacabile. Ogni sua elucubrazione sfiora la perfezione stilistica e metrica, ponendolo al vertice indiscusso della piramide dei critici di tutto il mondo. Nessuno oserebbe mai contraddirlo. Nessuno consapevole di ciò che rischia di causare. Emerito. Sì, Ambrogio, dimmi. Mi duole informarle che la sua ultima recensione al film Interstellar, pubblicata sul sito di MyMovies, non ha più un feedback positivo al 100%. Ambrogio. È assolutamente impossibile. La mia recensione è perfetta sotto ogni punto di vista ed esamina attentamente ogni singola inquadratura ed ogni singolo contenuto. La mia recensione è frutto di un'impeccabile e dettagliata analisi elaborata in ore e ore di studi. Indiscutibilmente, signore, ma temo sia stato inserito un voto negativo e sospetto che sia accompagnato da un commento negativo. Ambrogio, gentilmente, puoi leggermi il commento? Commento postato da steppi-k62. Ma quando cazzo ti decidi a fare un film invece di rempere sempre i coglioni agli altri? Sai solo parlare. E anche 5 mi piace. Trovo questo commento decisamente inappropriato, banale, rozzo e privo di qualsivoglia senso dell'umorismo, qualora questo fosse stato l'intento. Tuttavia, in quanto io mi ritenga un signore,
Viene col tempo dotato di un'innata capacità non solo di approfondimento e collegamento logico. Lei è troppo modesto, signore. Stavo dicendo. Nonostante non intenda mescolarmi con la bassezza di codesta gentaglia, accetto la sfida. Girerò un lungometraggio e, grazie alla mia ampia conoscenza e cultura, sarà indubbiamente il più grande lungometraggio della storia dell'umanità.